ragazze. Non autorizzato. Oh, ecco mutande magiche. Vieni con noi. Sai, Peto Memmis? Amici, questi sono tempi cupi. Ora sappiamo che Scrambles, il gatto scomparso, è parte di un complotto più grande. Sappiamo anche che gli amici della libertà hanno più informazioni di noi sul complotto. Cazzo. Forse dovremmo semplicemente ammetterlo. Gli amici della libertà hanno supereroi migliori dei nostri. Ehi, che stai dicendo, Moschito? Il motivo per cui gli amici della libertà sono in vantaggio è che sono imbroglioni e rotti in culo. Ma gli amici della libertà hanno il dottor T che legge nel pensiero e altre cose. Solo perché l'ha deciso lui. Quando abbiamo scelto i superpoteri ha detto: io posso fare lo stracazzo che voglio. Ti sembra leale? Dobbiamo ripagarli con la stessa moneta. Dobbiamo sapere quello che sanno loro. Come otterremo l'aiuto degli amici della libertà? Serve una spia. Uno di noi che finga di voler passare agli amici della libertà. Qualcuno che non conoscono ancora bene. Il novellino entra negli amici. Della libertà e daga per noi. Spero che sappia raccontare balle. La griglia di sicurezza è inaccessibile. La cambiano sempre. Io posso far entrare il novellino. Sono un bravo hacker, ricordate? Ho gadget e ottime abilità di manomissione. Eh no, Chaos. Lo dici per uscire dalla cella. Lascialo andare, il novellino ha bisogno di lui. Va bene. Fate entrare il novellino nella loro base. Ok. E se prova a fare scherzi, seccalo. Non c'è niente di male a essere femminili. Sii te stesso. Sei pronto a ingannare gli amici della libertà con me? Ok, prima devo andare a prendere i miei adepti. Stai per entrare nella stanza di Chaos, novellino. La vista ti rimarrà impressa per sempre. Non sei ancora in castigo, giovanotto? Dovresti imparare che non si risponde agli adulti.
No, no, così. Che cosa, no? No? Oh, ecco qua. Mi ha detto, amico, sei pronto ad hackerare i pannelli di controllo? Ok, andiamo alla base degli amici della libertà. Dove sei stato, signorino? Oh, ciao papà, ecco io. Ero in giro con un mio nuovo amico. Non sei tornato a casa ieri, Butters. Io e la mamma eravamo preoccupatissimi. Ci siamo a malapena goduti il film che guardavamo. Mi spiace papà, è che io e il mio nuovo amico non volevamo... Le scuse non bastano, signorino. E tu, come ti chiami? Devi dire qualcosa, tu non capisci. Ti ho fatto una domanda. Chi sei tu? Ti prego non farlo. Ora basta, Butters, sei in castigo. E anche quel furbetto del tuo amico. Per questo il professor Chaos venne rinchiuso per sempre in una struttura di massima sicurezza. Credo che tu possa portare la mia roba, visto che siamo compagni ora. A quanto pare sono in castigo. Sono di nuovo in castigo. Mi rannicchierò qui a morire. È così, mio nuovo amico, sono in castigo! Visto che siamo compagni ora. È inutile, Novellino. Quando sono in castigo, non c'è niente da fare. È come quella chiusura elettrica che mio padre ha messo sulla porta quando ero in castigo e ho provato ad andare in bagno.
Cosa l'hai fatto, novellino? Cosa credi che dovremmo fare? Ah, sapevo che avresti avuto un'idea! Cosa stai facendo, novellino? Devi usare il bagno? Oh, madonnina, novellino, non saprai! Va bene, ma fai attenzione! Che il tuo sedere fa un sacco di cose spettacolari! Ma è impossibile! Ti ho messo in castigo! Come puoi essere qui in questo momento? Non sono stato io, papà! È stato il novellino! Hai una qualche abilità che ti permette di rimuovere la gente dal castigo? Se tocchi qualcuno, come per magia, non è più in castigo, vero? La tua magia nera non è la benvenuta qui, essere malefico. Sei in castigo! Cosa credi di fare? Oh, tocca a me! Ok! Piu piu! Ecco che succede quando i bambini non hanno disciplina! Sei pronto a spiegare le ali e volare? Ti metterò in castigo, forse tutti voi! Ah, mi spiace tanto, davvero! Ci sei! Cosa credi di fare? Papà, magari non te ne sei accorto, ma sono un supereroe! Cara vecchia saetta del caos! Quante volte ti devo dire di non giocare con i raggi di pura energia? Il novellino non può essere messo in castigo! È un miracolo! Oh, merda! Che bella punizione corporale! Castigherò quel ragazzo incastigabile a costo di mettere tutti in castigo! Oh, madonnina! Prendi a pugni qualcuno per il procione! Cazzo, è libero! Cosa credi di fare? Papà, se ti facessi del male, sarà stato il professor Chaos, non io! Hai una faccia tosta, ragazzo. Ora pensa a cosa hai fatto. Lo faccio per te, Butters. Un giorno capirai. Ecco che arriva il castigo. Beh, è stato bello essere vostro amico, ragazzi. Fagli il culo! Sì, non sono più in castigo. Cosa credi di fare? Ad avere un ottimo presentimento. Si prociona. Ringrazierai. Trozzate, cazzo. Beh,
Questa sì che è disciplina. Vi metterò in castigo, vi metterò in castigo. Ah, oh, mi spiace tanto, davvero. Tocca a te, Anal Blaster. Lo dirò ai tuoi genitori. Non muoverti, non muoverti. Così imparerai le buone maniere. Qualcuno di voi ha imprecato. In castigo! Non stiamo facendo niente di tutto questo. Falli neri, novellino! Sì, non sono più in castigo. Cosa credi di fare? Fatevi da parte, amici del Protone, sono tornato. Può pungere. Ora sono solo più arrabbiato con Butters. È per il tuo bene. Fate casini col Procione, ne rispondete ai suoi amici. Sì, troveremo il tempo. Che metterò in castigo? Forse tutti voi. Oh, madonnina! Non fare cazzate, eh? Sono stato KO molto più tempo di quanto sia stato in castigo. Brutte notizie, cattivi. Ora sono uno dei buoni. Per il caos. Oh sì, mi sento meglio. Il Procione e i suoi amici sconfiggeranno il male. Procione, lo metti in arrivo! Sai cosa hai fatto? In castigo! E piantala! Che metterò in castigo? Forse tutti voi! Oh, madonnina! Oh, ti ripeto meglio! È tutta colpa tua! Scusa, papà! È ora di sfoderare la mia arma più potente! Il martello del caos! Sulle tue budella, potresti cadere e farti male. Oh, sì, ti piace. Ecco com'è la disciplina. Stronzate, cazzo. E resta in castigo. Ma è impossibile.
in castigo! Sei libero! Cosa credi di fare? Papà, magari non te ne sei accorto, ma sono un supereroe! Che scarica, Eba! Butters spreca energia! Sì, immagino! Che bella punizione corporale! Vi metterò in castigo, vi metterò in castigo! Beh, è stato bello essere vostro amico, ragazzi! Non fare cazzate, Sì, non sono più in castigo. Cosa credi di fare? Ho davvero un ottimo presentimento. Si procede. Lo dirò ai tuoi genitori. Papà, se ti facessi del male, sarà stato il professor Chaos, non io. Cara vecchia saetta del caos! Quante volte ti devo dire di non giocare? Il novellino non può essere messo in castigo! È un miracolo! Oh, merda! Così imparerai le buone maniere. Qualcuno di voi ha imprecato! In castigo! Non stiamo facendo niente di tutto questo! Prendi a pugni qualcuno per il procione! Caos è libero! Cosa credi di fare? Preparatevi a soffrire, stolti! E tu, signorino, sei in castigo, anche tu! Sei pronto a spiegare le ali e volare? Ecco che arriva il castigo! Beh, è stato bello essere vostro amico, ragazzi! Siete contenti ora, delinquenti? Sì, non sono più in castigo. Cosa credi di fare? Ti farà un male cane. Sì, ti piace. Ecco com'è la disciplina. No, non di nuovo. Questa sì che è disciplina. Castigherò quel ragazzo incastigabile a costo di mettere tutti in castigo. Oh, madonnina. Ti ripeto me. Sì, non sono più in castigo. Cosa credi di fare? Benvenuti a Procholandia. Può pungere. Non muoverti, non muoverti. Cosa credi di fare? Brutte notizie, cattivi! Ora sono uno dei buoni! Oh, credi di essere intelligente? Questo è per Scramble, bastardi!
Bruciate rovesci in arrivo! Ecco che succede quando i bambini non hanno disciplina. Ora pensa a cosa hai fatto. Porca troia! Riprenditi, Petoman! Ecco che arriva il castigo! Beh, è stato bello essere vostro amico, ragazzi! È ora di andare, Petoman! Il martello seminerà caos tra chi mi sfiderà! Sei di nuovo in castigo, vattene! Ok. Smettila di cazzeggiare! Castigherò quel ragazzo incastigabile a costo di mettere tutti in castigo! Oh, madonnina! Tagli il culo! Cosa credi di fare? Si prevede un attacco di Aquilon Man! Pew pew! Ora sono solo più arrabbiato con Battles! Oh, maledizione! Oh, piccolo bastardello! Sei in castigo! Non sei neanche mio padre! Sei messo peggio di come eri prima. Qualcuno di voi ha imprecato. In castigo! Non stiamo facendo niente di tutto questo. Falli neri, novellino! Sai cosa hai fatto? In castigo! Oh, madonnina, gente! E resta in castigo! Vi metterò in castigo, vi metterò in castigo! Beh, è stato bello essere vostro amico! Ragazzi! Non puzzo così tanto! Sì, non sono più in castigo! Cosa credi di fare? Il procione e i suoi amici sconfiggeranno il male! Cavoli, quello sì che era super! Maledizione, Butters, sei in castigo a vita! Davvero? Non mi sento in castigo! Ehi, non sono in castigo! Sono incastigabile! No! Devo andarmene prima che mio papà riacquisti conoscenza! Dobbiamo infiltrarci nella base degli Amici della Libertà! Vediamoci fuori dalla scuola di talenti degli Amici della Libertà!
Il sistema finanziario globale è in fiamme. Vai a ciò che mi serve! Bel lavoro! Ce l'hai fatta! Ecco qui, la scuola di talenti degli Amici della Libertà! Questa parte! Ah! Allora, questa è la porta segreta! Ah! Pensano di poter fermare Professor Chaos con un terminale? Posso hackerare qualsiasi cosa! Eccoti qui, adepto! Per spiare Timothy mentre lavora. Dovremmo farle a pezzettini. State calmi. Vediamo cosa hanno da dire. Madonnina, è lui. È un grande passo per te, professore. Vuoi davvero aiutare il novellino a cambiare squadra? Beh, sì, sì, sai, noi pensavamo che il vostro franchise è più aperto e all'avanguardia. Noi volevamo cambiare perché il procione e i suoi amici non andranno da nessuna parte. Il novellino è venuto da me e mi ha detto come me ne vado dal procione e suoi amici, e dato che li odio l'ho aiutato! Capisci qualcosa? L'alluminio sul suo casco sembra bloccare le mie abilità. Non fidarti, dottore.
Non riescono a vedere quello a cui stai lavorando. E se il novellino volesse cambiare squadra? Le intenzioni del novellino sono sincere. Oggi Tupperware svolgerà una missione importante. Potete aiutarlo voi. Non mi servono rinforzi senza esperienza. Calma, Tap. Ricordo il motto degli Amici della Libertà. Sì, punizione e inclusione. Vi manderò i dettagli della missione. Quando arrivate lì, inizieremo. Nel frattempo devo tornare al lavoro. Saluti e porgione il suo amico della libertà. Con calma, prima prova che vuoi davvero stare qui. Prima dovrai dimostrare il tuo valore. Siamo proprio amici della libertà! È magnifico! Sei circondato, vigilante! Fermati o chiamiamo la polizia! Novellino, dove si va? Poi ho ciò che mi serve! Bel lavoro! Thank you.
Pronti? Del decollo! Ce l'abbiamo fatta! Pronti?
questo mio fratello non è quasi mai a casa. Facciamo un selfie, scoreggione. Ok. Prendi tuo waffle. Non mi va una chiacchierata. Non che tu parli molto. Eccoti qui, ha detto. Ciao. Hai rubato il mio cazzo di gatto. Devi andare da qualche parte, in fretta, Novellino!
Ci si vede! Mezza sega, vuoi vedere la foto di tua mamma nuda? Giusto che i cisgender condividano il bagno con gli altri. Deve essere dura per te. Comunque, ho un problema, novellina. Sono come te, un'estranea. Ho visto gli adulti di questa città comportarsi in modo sempre più strano, ma nessuno mi ha mai dato ascolto. Ho iniziato a fare dei controlli in tutti gli account Instagram per provare a trovare un collegamento. In quel momento è successo. Qualcuno ha cancellato il mio piano dati. Il telefono è morto. Chi sia stato me la deve pagare. Andrò alla compagnia telefonica per scoprire cos'è successo. Non posso andare da sola. Mi serve il tuo aiuto. Tu mi capisci? Sì, dopo il crollo dei mercati, lascia tutto in banca. Ehi, cosa stai facendo laggiù? Pensi che potrà fare qualcosa? Oh. Gran bel culo, amico! Non vale! Non sapevo che avessi dei superpoteri nel tuo culo! Ti rallegra come vedere il conto in banca delle persone abbienti. All'azione. Senza dispositivi mobili non potrò salvare la città. Scopriamo cosa c'è che non va in questo posto.